Avevamo chiesto di rilasciare la carta d'identità, se non altro a chi ottiene uno status di rifugiato, e di non concederla a un semplice richiedente asilo, che le statistiche dimostrano per 2/3 si risulta essere clandestino. Ci è stata bocciata. Abbiamo chiesto di imporre al gestore del centro di accoglienza di segnalare immediatamente l'irreperibilità dal centro di accoglienza dei richiedenti asilo o la cessazione di presenza nel centro di accoglienza. Avete risposto picche. Lasciate sostanzialmente le incombenze ai comuni per la procedura di reperibilità, che dura 12 mesi, comporta un lungo tempo del denaro, dell'impiego delle persone per andare a verificare se nel centro di accoglienza quella persona che è stata dichiarata irreperibile non c'è più. Abbiamo chiesto di non considerare nella somma della popolazione residente, ai fini di impedire un incremento dei costi dei servizi in funzione associata, delle persone che sono state imposte nei centri di accoglienza temporaneo o nella rete SPRAR, e ce l'avete bocciato. Abbiamo chiesto di escludere che una persona, un migrante che è ospitato nel centro di accoglienza e quindi che gode di vitto, alloggio gratis, possa incidere anche sui servizi di welfare comunali, visto che è assistito dallo Stato, ce l'avete bocciato. Insomma, il governo vuole andare avanti così, così come non vuole ripristinare il reato di migrazione clandestina.